Una canzone che ho scritto mentre ero in Salento insieme a Giulio Renna. Eravamo un po' in mezzo al nulla e mentre scrivevo il disco scrissi questa canzone, incontrai questa ragazza, appunto una bellissima ragazza con questo pacemaker. Da qui nasce un po' il dualismo del cuore di latta: da una parte un cuore veramente diverso e dall'altra parte un cuore un po' strappato dalla vita, strappato da qualcosa un po' distruggente. Tutta la notte scrissi la canzone fino al giorno dopo. E decisi che nel caso fossi mai dovuto andare a Sanremo avrei voluto portare questa canzone che per me era molto importante, era un messaggio importante. È una canzone molto in linea con tutto il mio percorso. Nel mio percorso ci sono stati anche momenti più leggeri, perché ho sempre poi pensato che la musica la amo da tanti, come se fosse un ventaglio pieno di colori, quindi da tante sfumature in momenti diversi, quindi come canzoni come Nera che possono essere più leggere, comunque con un messaggio ma appunto molto più, come si può dire, più messaggio più gentile, più leggero, più facile, che a volte però c'è anche da pensare che a volte le cose più semplici spesso racchiudono dentro anche cose un po' più profonde o un po' più difficili. A volte è più difficile scrivere per esempio una canzone molto semplice. Però dall'altra parte invece in linea con le canzoni come Che vuoi che sia, Un respiro, Un giorno in più, Rolex, il primo disco, per un poco di cash, il primo disco in verità in linea con questo lato un po' più che deriva dai cantautori, da appunto quel mondo da cui sono sempre stato un po' attratto, sono sempre stato un po', posso dire anche fan, diciamo, e allo stesso tempo ho imparato tanto. Allora, da questo festival cosa mi aspetto? Beh, spero che io il palco dell'Ariston lo vedo come un palco super importante, no? Di prestigio, ma un palco per esempio dove ci sono tante persone che ti guardano, quindi un megafono molto grande. Spero che la mia canzone arrivi a più persone possibili, spero che il messaggio, ciò che racconto, ciò che dico possa arrivare nel cuore e nella testa di più persone possibili. Questo per me è la cosa più importante, quindi mi aspetto che le persone mi ascoltino. C'è tutto il tour che va avanti. In verità Sanremo è una scelta che ho fatto io, una scelta anche forse contro certe dinamiche interne mie, ho dovuto rinviare anche cose. Per me Sanremo è stata una decisione importante che un po' ho buttato all'aria tante cose, ma per me era talmente importante raccontare quella canzone su quel palco che ho deciso lo stesso di andare. Dopo Sanremo ci sarà, continuerà il mio tour, che ormai è quasi tutto pieno, questa è una cosa bellissima, guarda, non vedo i brividi a pensarci, tutto il primo tour, il club tour, quello più piccolo, è stata una roba intima, vera, reale, a contatto con le persone, a livello emotivo, qualcosa che mi ha arricchito. E adesso ci sarà il tour più grande, che sarà sempre qualcosa di reale, vicino, ma sicuramente ci sarà anche più show dentro, ci sarà qualcosa in più da far vedere, sicuramente. E quindi in teoria va avanti tutto. Sanremo è nel mezzo, ma è un centro molto importante. Bene, in bocca al lupo e grazie per questa chiacchierata. Crepi, grazie a te, bacio.